Allora, Ciao, genio. dunque, mi senti bene? Sì, ok. Io ti sento bene, certo. Beh, allora, senti, dunque, la chiacchierata che voglio fare con te potrebbe cominciare con questa domanda, no? Tu hai un lavoro, sei un avvocato immobiliarista, vero? Si dice così? Sì, sono un avvocato specializzato nel ramo immobiliare, o societario. Faccio poco tribunale, faccio più che altro consulente. Consulente. Faccio tribunale in relazione alle cause attinenti al mio lavoro di avvocato immobiliarista. Ecco, ovviamente io adesso non so valutare, ma è un lavoro che ti prende via anche tanto tempo, giusto? Probabilmente un No, clienti orario. alterni, diciamo, ci sono periodi di intensa attività e anche di responsabilità, sono dei periodi in cui chiaramente più tempo di. Ok, beh, Dipende questa è una variabile, non è proprio le 9:05, l'orario 9:05 no, dell'impiegato. quello no, non devo timbrare il campanello, certo se ho un'udienza ho l'orario fisso oppure se ho degli appuntamenti, altrimenti ho Certo, libertà. no, ti volevo precisare questo perché tu sei uno scrittore, hai scritto, che io sappia, un paio di libri perché ho collaborato un po', insomma, in qualche modo Hai fatto le marginale. copertine del primo libro, la Ok. copertina molto bella che tra l'altro ha compreso perfettamente il personaggio e molti me lo dicono che loro il personaggio se lo immaginerebbero così. Se Bene, bene, lo vedono la allora copertina se lo immaginerebbero così. sul tema Poi è del. stato il secondo libro, Il Silenzio, che è Ok, ispirato alla vita di parleremo Steve anche. Klein. Voglio che Diciamo. parliamo di questi libri, no? Ma prima, a monte di queste domande che riguardano, mi sono curioso di sapere, per esempio, quando scrivi, visto che hai un lavoro, abbastanza impegnativo. Scrive fondamentalmente le idee le devi buttare giù quando hai ispirazione, quindi qualunque cosa stai facendo devi interrompere per scrivere. Per lavorare invece con una certa continuità bisogna cominciare la mattina, quindi sicuramente un weekend, sabato, domenica, dedico tutte le mattine. E poi quando riesco, il lavoro più impegnativo, quello di stesura, di correzione, di lavorazione, però ci voglio 3-4 ore continuate, quindi o la mattina. Oppure anche il pomeriggio se non sono tanto stanco, e quello è necessario ritagliare da giorno, o nel weekend o un giorno in cui devo lavorare. Beh, quindi deve essere Sono stato cose diverse. anche. Le idee appena ti viene in mente una frase, un concetto, una parte della trama, uno sviluppo del personaggio, le metti giù subito, di notte, di giorno, quando ce l'hai. Questo è interessante. Quindi cosa vuol dire che, non so, sul tuo comodino c'è un notes, per esempio? A parte quello, in tutte le giacche ce n'ho uno in tutte le borse che porto. Quando mi capita di non averlo, casualmente, mi viene un'idea e corro a comprarlo, Ah, è molto interessante, assomiglia molto che lo anche. racconta appunto su questi quaderni, sui miei rapporti con i quaderni e i quadernetti. È uno dei miei preferiti, tra l'altro, te lo devo far leggere. Sì, Molto breve, però mi farà piacere, bellissimo. comunque è bello anche sapere, perché diciamo questa pratica di avere a portata di mano sempre, in qualunque situazione, un quadernetto su cui fissare, chiappare l'idea, mi sembra molto funzionale con la pratica della creatività, insomma, no? E poi ovviamente, come hai detto, c'è il periodo più lungo di lavoro, di elaborazione più continuativa, eccetera. Quando sono venuto alla tua presentazione del primo libro, hai detto che, diciamo, mettere insieme le cose è stato un lavoro abbastanza faticoso, insomma, di quella fatica gioiosa però, insomma, no? È una fatica piacevole, però è impegnativa, ci vuole concentrazione, la frase deve suonare bene, deve essere armoniosa, deve accattare il lettore, e poi anche la concatenazione, sempre avere un romanzo, un racconto, una concatenazione logica, questo è fondamentale, molti perdono di vista. Cioè uno deve pensare come se tutto il libro fosse un unico ragionamento, un racconto, per quanto possa essere lungo, l'unità del racconto. E L'unità. questo è uno dei lavori più impegnativi, cioè non ci devono essere delle parti legate al contesto, comunque che non. E quando uno ripensa tutto il libro, tutti i passaggi, deve pensare come se fosse un unico ragionamento, Ecco, quindi che ha una premessa, uno sviluppo e una conclusione.
altrimenti a mio parere, poi ciascuno scrive a suo modo, a mio parere il libro non ha unità e quindi a mio parere non è un libro, bel libro. Però. Ecco, mi sembra che questo è un criterio classico, mi sembra di sentire Aristotele in qualche modo, no? Cioè, perché... Beh, se non voglio parlare al filosofo, ecco, come lo chiama Dante, Aristotele è una cosa che viene naturale, uno che vuole raccontare pensa venga naturale, farsi capire, ecco, lasciare un messaggio e quindi anche argomentazione logica, però non voglio richiamarmi ad Aristotele perché... Vabbè, no, perché mi ricordo che c'erano questi canoni, insomma, per la tragedia, per ogni forma di... Però, ecco, e allora, guarda, vorrei ancora insistere su... Sarebbe come se tu ti paragonassi a Raffaello, poi tu sei bravissimo. Non esageriamo. Sei un imbarazzo infatti no. No, infatti io non ti paragonavo ad Aristotele, no, perché tra l'altro non aveva il capello, ecco così, diciamo. Però... il criterio mi pare che sia di tipo classico, in fondo tu sei uno che ha studiato il liceo classico, sei molto legato alla tradizione classica, dico male? No, non dico male. Ma è una formazione che è di tutti noi, Eugenio, pensa anche te che addirittura tu hai insegnato filosofia. Quindi... Io sono più vecchio di te, si capisce che però devo dire che non mi piace il classicismo, cioè il mi piace sperimentare, mi piacciono degli autori più moderni, mi piacciono quelli che sperimentano. Bello, allora ti faccio ancora una domanda per chiudere questo primo chiacchierata con te e farne subito dopo un'altra, no? Direi, per assicurarti che questa unità di narrazione ci sia davvero, come fa? Perché io immagino che costruendo pezzo per pezzo può succedere anche allo scrittore che perde di vista, si dimentica di... Come fai ad assicurarti di raccogliere il filo, insomma, che ci sia il filo rosso? Il mio metodo è questo. In realtà quando uno scrive un romanzo, ne scrive due, cioè il particolare e il generale. Io continuamente passo nel lavorare nelle singole parti, le singole frasi, anche le singole parole, una parola... A volte mi blocco su una parola per giorni, su una frase per giorni, su un passaggio per giorni. Però poi scrivo anche il romanzo visto dall'alto, cioè i punti fondamentali, quindi anche diciamo le linee fondamentali. Sono due sviluppi che vanno in maniera autonoma quasi, perché sì. O lavora uno o lavora l'altro, lavora uno o lavora l'altro. Quindi se uno poi ripensa il romanzo nel suo insieme, deve notare questo sviluppo logico. Altrimenti ho sbagliato a scrivere l'altro. Certo. Poi dopo si lavora anche nel particolare, come tu quando dipingi pensi fai la figura generale, come lo schizzo, e poi però fai anche dipende dall'altro. Beh, poi ti parlerò magari come lavoro io, però mi interessa molto questo. Vorrei sapere, per assicurare questo sguardo dall'alto, diciamo, praticamente o tecnicamente come fai? Fai delle mappe, fai delle linee del tempo? Fai delle mappe mentali, non so. Tutto, faccio una cronologia che ovviamente non. Poi faccio uno sviluppo logico, dipende a seconda della necessità. E cerco di pensare al romanzo non come appunto una serie di parole, ma una serie di concetti, che poi devono essere sviluppati all'interno appunto del racconto. Sì. Una serie, come se fosse un sillogismo, diciamo, visto dall'alto. Quindi si lavora contemporaneamente su due piani. Magari anche su più piani, però due piani sono fondamentali, uno dall'alto, bellissimo. Poi diciamo quello dal basso. Ecco, tu chiedi ancora una domanda, quindi per te la cosa diciamo decisiva è l'idea, il ragionamento, il concetto, più che la narrazione. In realtà a me piace narrare, piace la parola che avviene. Sono bravo o meno, chiaramente mi impegnerò sempre di più per diventare bravo e per interessare al lettore. No, dico, sì, la cosa più bella è il narrare, più che la vista dall'alto, non è quello il bello del racconto. Quindi è bello come la musica, i ritornelli, quello è il bello. Però poi quando tu hai finito la narrazione ti deve rimanere qualcosa. Sì. Oltre al piacere della lettura deve rimanerti anche un messaggio. E il messaggio è dato soltanto dalla costruzione dall'alto. Quindi diciamo, mentre tu leggi la cosa fondamentale è la frase che sia bella da leggere, che sia musicale, che sia armoniosa, che avvinca magari con qualche faccezza, qualcosa.
però poi appunto ho finito il libro che deve rimanere qualcosa, e qualcosa è il psicologismo generale, diciamo. Ok, molto bene. Allora, io chiuderei con questa prima chiacchierata, e rimanderei a una seconda che invece parla di più del contenuto, dei concetti del tuo primo libro, La fatica di vivere. Okay? Speriamo che chi ascolti questa prima sia interessato ad ascoltare la seconda. Di sicuro, lo facciamo apposta. Allora, adesso, con la mia poca pratica, diciamo, interrompo lo schermo e ci rivediamo tra un momento, ok? Ci vediamo quando? Tra un attimo. Subito.